La mia esperienza nel, nel cinema viene, possiamo definirla oggi, che parte da lontano. Era il 1993 quando, spinto da una forte passione che avevo per questa industria, iniziai a collaborare nel film di Carlo Verdone, Perdiamoci di Vista. E iniziai proprio come in produzione, con un ruolo non ben definito, perché all'epoca esistevano gli aiuti segretari di produzione che Oggi credo non esistono più, sono stati comunque eh, superati dagli assistenti di produzione. E con lui iniziai questa sorta oggi, di oggi definito stage che andò benissimo, andammo in Veneto, facemmo questo film poi la carriera chiaramente proseguì con un'esperienza internazionale in Marocco su un film di Dino De Laurentiis, una serie tv per Dino De Laurentiis, la televisione americana CNN, eh, dal titolo Salomon and Sheep and Slave of Dream. Il percorso poi ha proseguito con il gruppo Cecchi All'epoca, quando iniziai, c'era Mario Cecchi Gori, poi ha proseguito Vittorio Cecchi per lavorare nel, nel settore del cinema, nei film insomma, che produceva Cecchi Da qui ne vennero tre con Carlo Perdone, Daniele Lucchetti e via di seguito. Poi le vicissitudini hanno voluto che, purtroppo, il, il, il gruppo Cecchi Gori fallì. E quindi ci fu un po' un fugi-fugi di tutte le figure professionali. Io iniziai con Dino della Rentista un percorso che è durato un decennio, che mi ha portato a girare dei film in altri paesi come il Marocco, come Malta, come il Belgio, e in progetti internazionali che vedono... Ecco, film come Hannibal, U-571, Daylight di Sylvester Stallone con la figlia di Dino, all'epoca era Raffaella De Laurentiis la produce e poi l'inizio della mia attività, diciamo tra virgolette, indipendente sotto la sigla della EFC, Europea Film Communication, che ha proseguito a raccogliere progetti di pari spessore. Oggi un produttore è colui che finanzia un'opera, eh, sia in termini diciamo così, eh, cinematografici, televisivi o anche pubblicitari. Eh, nel caso mio, che ricopro il ruolo da esecutivo, eh, vado a, a raccogliere quello che è un progetto uh, da realizzare e quindi di conseguenza, proprio fornitomi da un produttore. E di conseguenza ne realizzo la fase esecutiva, quindi un preventivo, una fattibilità una, della realizzazione stessa del progetto che può essere seguito da un budget vincolante oppure insomma si ha la possibilità di poterlo diciamo, preventivare e realizzare secondo quello che sono poi le necessità produttive, sia dal punto di vista tecnico che anche artistico. diciamo che i, più che produttori in Italia oggi abbiamo delle major, quindi la figura, diciamo, rispetto agli anni passati del produttore, ecco, proprio il Carlo Ponti o piuttosto che il Dino De Laurentiis oppure eh, Ferrero, eh, che oggi ecco, è un in quel caso lì, ecco, è, è iniziato così da produttore anche lui oggi è in esercente però ecco, quelle sono figure che praticamente non esistono più, cioè nel senso che oggi abbiamo praticamente delle major, sia it anche italiane, eh, come per esempio la Cattaleia, piuttosto il gruppo Leone, dove chiaramente convergono dei, dei finanziamenti da più risorse, che possono essere televisioni, PTV, eh, finanziamenti di Stato, e alla fine queste aziende poi realizzano il, il prodotto. Quindi, in questo, diciamo, il passaggio è stato così un po' determinante, ma anche in America. Ma già in America esisteva gli Universal, le Major, ecco, la Columbia piuttosto che la 20th Century Fox, che realizzavano prodotti eh, con finanziamenti che potevano essere ecco, da, da, provenienti dal, dalle azioni, dalle quote. Quindi è una figura un po' che si è un po' persa, però chiaramente che esiste, cioè ognuna di queste società poi ha una figura. Però ecco, quello che voglio dire, questa figura non è più colui che determina di tasca propria il finanziamento di un film. Salvo casi, diciamo, assolutamente inediti. Per esempio ho avuto un'esperienza con la tunnel produzioni dove Nando Mormone di tasca sua ha finanziato un progetto che è costato più di mezzo milione di euro. Ma quelli sono veramente è una mosca bianca, cioè non esiste oggi nessuno che va a investire un importo del genere a fronte di un progetto cinematografico che... In maggioranza, eh, diciamo, per la maggioranza non incassa i soldi che spende, purtroppo. Poi c'è il produttore pubblicitario che in quel caso lì eh, raccoglie il finanziamento dell'azienda che intende fare lo spot pubblicitario, o quello televisivo che in realtà produce in maniera assolutamente al 100% il progetto col budget che gli fornisce la televisione sia di Stato pubblica, ma comunque gli fornisce la televisione. Quindi lui ha un'azienda, diciamo, tra virgolette, esecutrice. Non ha... poi, poi chiaramente può suggerire un prodotto, può crearlo il prodotto, questo chiaramente è opera del, del produttore, l'idea piuttosto che eh, diciamo il, il progetto stesso. I pro e i contro di questa quest industria, se parliamo del cinema, sono che è assolutamente uno dei lavori più stimolanti e belli del mondo, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista di, di impegno, perché varia molto, non a caso è oggetto di attenzione di tanti giovani che vogliono intraprendere questo tipo di lavoro, eh, però al tempo stesso è un lavoro molto difficile, cioè nel senso che eh, Può sembrare, ecco, quando uno va a vedere un film, una produzione o anche uno spot pubblicitario, quello che poi tra l'altro eh, anche io mi occupo, la realizzazione di uno spot pubblicitario, può sembrare chiaramente qualcosa di estremamente semplice che tutto si svolge in una manciata di secondi per lo spot o in un film in due ore. Però dietro c'è un lavoro molto complesso, fatto di difficoltà eh, organizzative, esecutive e Anche spesso le aspettative degli incassi non vanno incontro a quelle che poi sono stati gli investimenti fatti per il film. Quindi in questo caso è diciamo, l'aspetto, il, il contro, diciamo, e chiaramente è la realizzazione di un film o di uno spot pubblicitario che può avere una resa o, o non avere una resa lo spot. Il film può andare incontro a degli incassi o non andare incontro di incassi sono tanti fattori che esulano dal lavoro del del produttore stesso perché chiaramente è un prodotto commerciale quindi la riuscita diciamo di questo prodotto implica una serie di fattori estrani per un film può essere il periodo d'uscita può essere un contesto magari particolare cioè ci sono tanti fattori che poi vanno chiaramente a, a distrarre quello che possono, può essere il pubblico eh, verso una storia rispetto a un'altra e i progetti sono tanti, eh, adesso eh, chiaramente andare a tirare fuori dal cilindro uno in particolare che mi ha, ha dato più soddisfazione eh, sarebbe diciamo così eh, non, non facile perché chiaramente ognuno di loro ha un suo perché, potrei dire Hannibal perché mi ha fatto vivere sei mesi a Firenze in una città eh, straordinaria. Potrei dire U571 perché ho vissuto un anno a Malta in un'isola comunque molto ospitale e piacevole da, da vivere. Eh, oppure ecco sono pazzo di Iris Blonde che sono stato due mesi a, in Belgio, a Bruxelles, eh, in una città che chiaramente spesso noi da turisti, queste capitali europee, le vediamo in uno o due giorni al massimo un weekend ma eh, chiaramente quello che io ho, ho provato nella mia esperienza è che eh, viverle poi nella quotidianità con un periodo minimo di uno o due mesi gli aspetti delle città sono completamente diversi eh, sia in positivo che in negativo quindi Bruxelles mi colpì moltissimo la qualità della vita perché chiaramente uno, ogni città europea se fatta in una capitale diventa la qualità della vita migliore in assoluto se si va nel miglior albergo al centro per due giorni sicuramente eh, anche Istanbul, poi quando la si vive in determinati quartieri, in determinati tipi di vita, il discorso cambia. Quindi, diciamo, se devo tirare fuori proprio un titolo, forse proprio sono pazzo di Blonde per questa amicizia con Carlo Verdone che mi ha legato per tre film ed è l'unico autore regista che poi ho proseguito in un'amicizia così rivedendoci, eh, incontrandoci e sentendoci, cosa che magari in altri casi con altri registi. Non è accaduto ecco, questo, questo feeling. E poi quel film mi piacque veramente molto, sia dal punto di vista realizzativo, produttivo, che location, che di storia. Un po' come il figlio Paolo che lo definisce il film suo preferito, io allora mi associo a Paolo, il figlio di Carlo, e, e lo considero anch'io così.